ragionare su quello che si può fare in questo paese. Non voglio unirmi al coro delle osservazioni critiche sul Job Act che pur ci sono, perché la questione della, secondo me, è collegata al fatto che il lavoro è una cosa seria, complicata, cioè, è una cosa complicata, e provare a cambiare così, avendo un'idea lontana, rischi di commettere un errore. L'errore che in questo paese, secondo me, continuiamo a commettere, di immaginare che la chiave di cambiamento di tutto sia intervenire sul contratto di lavoro, o peggio ancora accanirci sul tema dei licenziamenti. Io lo dico spesso, il tema dell'articolo 18, che poi ha riempito anni e anni delle nostre vite, ha portato anche vicende luttuose, ha rappresentato uno spartiacque enorme dal punto di vista ideologico. Nei fatti, per chi si interessa di politiche del lavoro, per chi segue i processi di lavoro, per chi conosce l'andamento del mercato del lavoro, è veramente un problema del tutto marginale. I numeri in questo paese di controversie che riguardano l'articolo 18 non arrivano a 1000 in tutto il paese. Un anno in un paese nel quale si fanno centinaia di migliaia di casi di lavoro. Quindi veramente molto marginale la questione, eppure ci siamo accapigliati oggi, da un lato si immagina che sia questo quello che potrà far ripartire l'impiego, come pure si immagina che l'occupazione possa crescere cambiando il tipo di contratto. Se andate a guardare la storia di questi anni, noi abbiamo di volta in volta sponsorizzato un tipo di contratto di lavoro subordinato. Una volta è stato il contratto a termine, il contratto di apprendistato, il contratto di somministrazione, quindi coinvolgimento dell'agenzia per il lavoro, ora il contratto a tutele crescenti. Il tema vero è che non è un tipo di contratto che crea occupazione, perché la vera questione è che in questo caso non fa altro che pilotare i numeri, i volumi di occupazione verso il tipo di contratto che l'imprenditorialità è più conveniente. Poi alla fine quello che è più conveniente è quello che costa meno, come è normale che sia. Solo che se un imprenditore gli dice cosa vuole, una nuova commessa o un contratto più semplice, o la libertà di licenziare, io non conosco nessuno che risponderebbe voglio un contratto più semplice, preferisco la nuova commessa per magari assumo pure qualcuno in più, perché quella è la banalità, ma anche la cosa, diciamo così, reale del mercato del lavoro. Noi abbiamo in Italia scelto di affidare alle riforme del lavoro la funzione di far ripartire lo sviluppo, che è una cosa assolutamente impraticabile, improponibile, proprio perché il lavoro non crea, come si diceva prima, non si crea per decreto, non è una norma che ti crea l'occupazione, è un paese che dovrebbe mettere al centro le politiche dello sviluppo. La risposta della sondata è che le riforme del lavoro non costano. Questo è un paese che è straordinariamente innamorato delle riforme a costo zero. Però come nella vita non si regala niente a nessuno, almeno insomma, di qualche evento, Natale, Pasqua e qualche altra ipotesi di questo genere, così anche la crescita di un paese non può passare per una cosa che non costa nulla. Quindi evidentemente noi dobbiamo porre il tema e dovremo cambiare l'attenzione, spostare al centro dell'attenzione la questione reale che il paese dovrebbe avere politiche industriali. Ma il nostro invece è un paese paradossale, perché per esempio mette insieme il Ministero del Lavoro e il Ministero delle Politiche Sociali, quindi denuncia una vocazione assistenziale contro la quale poi ognuno può avere le sue decisioni, che è sbagliata. A mio avviso il Ministero del Lavoro dovrebbe andare con il Ministero dello Sviluppo, perché potresti coniugare le esigenze delle imprese con quelle delle regole del lavoro e così avere anche strumenti per poter cambiare le cose, mentre invece le politiche sociali dovrebbero far parte di un ministero della famiglia, in cui alla fine c'è il tema della dignità della persona, perché spesso invece noi immaginiamo che con le politiche sociali facciamo assistenza, creiamo insomma anche magari delle cose che sono un'alternativa al lavoro e su quello ci tiriamo avanti. In Campania abbiamo sperimentato negli anni passati molte di queste iniziative, però francamente non sono quelle che possono creare un'opportunità. Quindi io credo che noi dobbiamo invece porre la questione, quello che provo a fare in questo libro, dal tema del contratto individuale di lavoro, quindi il fatto che se un lavoratore è diciamo così economicamente più vantaggioso, più appetibile perché c'è meno garanzia, a quello del tema del costo del lavoro, sul quale ovviamente la vera questione sono le risorse, perché il costo del lavoro sia più basso devi trovare un modo per agire. Una soluzione paradossalmente utile che dovrebbe essere praticata, e io racconto quello che abbiamo fatto in campagna in questi anni, è che tutti quanti invece ci focalizziamo sull'aspetto dell'individuale. Invece una vera questione sulla quale bisognerebbe confrontarsi davvero è quella dell'organizzazione del lavoro, cioè accanto alla dimensione individuale c'è una dimensione collettiva, che è quella dal contratto collettivo e della contrattazione collettiva. Per chiunque ha un po' di esperienza in questo campo sa che lì ci sono regole ingessate,
che derivano anche dalla strutturazione del contratto, da una serie di cose che ci portiamo appresso, da regole molto rigide e severe, quelle sì che poi alla fine non servono al lavoratore di per sé, ma sono solo uno strumento, diciamo, di governo di processi che magari vengono da lontano, vengono da un'economia che non c'è più, vengono da un sistema di organizzazione che non c'è più, sul quale si potrebbe intervenire e sul quale c'è un grande spazio. Cioè, invece di litigare col sindacato, cosa che sembra andare di moda di questi tempi, credo che bisognerebbe provare a sfidare il sindacato sul tema dell'efficientamento della contrattazione collettiva. E io racconto una serie di storie che abbiamo portato avanti in campagna, dove abbiamo scelto invece la via del dialogo, che è sicuramente molto più faticosa, perché poi ci vuole tempo, ci vuole anche la disponibilità al confronto, anche la consapevolezza che naturalmente bisogna essere accordi in tanti, quindi ci vuole più tempo, però il confronto, il dialogo, la strada che noi abbiamo scelto in campagna è quella che è servita in questi anni a evitare di finire come a volte mi capita di raccontare come poteva essere, cioè avere da noi quelle cose che si vedono magari in televisione riguardanti la Siria, perché noi abbiamo ereditato 18 miliardi di euro di debiti, che è una cifra interna di una manovra finanziaria di uno Stato, non di una regione. Poi lo sforamento del patto di stabilità ci è stato anche accompagnato da una cosa che non ha colore, ma che ha un'evidente palpabile, e che è quella del fatto che